chiami? Dove è Chiara? Non ti sento, ripeti? Dove è Chiara? Armi? La Tecce. Quando sei nata? Il 22 agosto del 93. Come mai sei qua? Perché ho un viaggio per la Tecce. Dimmi, hai già fatto qualcosa? No. Qualche tuo primo preferito? Scendi e vieni ce ne presso la camera. Magari potendo fare la pubblicità dell'acqua. Perché il film... No, no, perché devo vedere come interpreta. Ah, allora perché il film c'è la pubblicità. Hai detto quando lo va? Ok. Allora c'è dell'acqua. Cammini circa di camera in punta di piedi, io ti becco. Vuoi fare la turbina? Ma come ti chiami, hai detto? Chiara. Chiara, ok, torna dentro. Sì. Ok, ti do io via. Vai. Chiara! Ciao. Com'è vissuta? Scusa, la macchina della mia amica si è rotta e siamo rimasti toccati. Ma non dovevi tornare a casa a mezzanotte? Sì, scusa, lo so, la prossima volta non accadrà più. Ma la prossima volta dovresti essere casa per un mese. Dai, mamma, per favore, lo so. Ma dimmi, per anche il cellulare. No. Se la senza computer, senza Facebook. No, no, per favore. Tu per un mese non esci. E chi era quel ragazzo che ti ha accompagnato? A me non mi sembrava la macchina della tua vita. Sì, certo, non so che lui si chiama Sara. Sì, ma la macchina non era la tua vita. Sì, ma come? Guarda che t'ho visto. Che ci faceva ad abbracciare in macchina? È una mia amica, come posso abbracciare? A me non mi sembrava un'amica, perché la tua amica la conosco io. Tu tutto parli di Sara, giusto? Eri con Sara? Guarda, la conosco, quella non è stata. Ma no, la sarà che conosci un'altra nuova. Ti do la risposta, ma mi dici la verità, non è stato ricattato per un mese. Vabbè, no, te lo dico. Guarda, mi dici la verità, per un mese non esci più di casa. Davvero, mamma, te lo giuro. Ok, ok, vedi, in castigo. Dammi il cellulare. Adesso, anche che ti si può andare per il momento, no? Sì, mi è piaciuto molto. Ok, aspetta, aspetta, donna. Adesso tu per la mamma, verso la camera, sì. Ti faccio la mangiare, ragazzi, e ci metti insieme. Ok.
subito, diciamo, abbracciarmi, sì, che sì. Stiamo per baciarci. E tu ci becchi. Certo. Vai, vai, abbraccio, vai. Francesco! Mamma mia, guarda, vedi? No, aspetta, scusa, ma come faccio a sapere nome tu? Non mi sembra un mappinato. Aspetta, aspetta, siamo da solo. Ma lo rovino, va, va. Sono la porta di casa. Sì, sì. Siamo abbracciati e sono più bello che siamo presenti, ma ci dopo. Certo. Non subito. E no. Abbracciamo ancora. Chiara! E giù qua, giù col mare. Ti prendi la guarda, perché... Ma come si firma? Non lo so. No, no, tu ci devi fermare a noi. Tu... Ti guarda, fermi, guarda, ma ci sono fermati. Chiara! Che stai facendo? Niente, sono mio amico. Cosa? E sono mio amico. Ah, il tuo amico. Ah, da quando è qua baci i tuoi amici? Amici, Chiara? Mm? Dai, tra amici. Com'è tra amici? Ma che legge è questa? Vieni subito dentro. Chi è questo? Io non lo conosco. Sono Andrea. Andrea, ed è uscito fuori stasera? Ma non dovevi stare con Sara tu? Sara se n'è andata. Ah, ecco. Sara se n'è andata. Ci dobbiamo appena accompagnare a casa. Andiamo a scuola insieme. Guarda un po', ma dovevi venire a mezzanotte e sono le due? Mi hai fatto stare in pensiero, lo sai? Scusa un corno. Ora vieni dentro e ti tolgo proprio il cellulare. Hai capito? No, dai, per favore. Non mi interessa. Capito? Che cosa state bisbigliando? Niente. Ma come niente? Vi ho detto parlare. Chiara, voglio delle spiegazioni, se no lo dico a tuo padre. Ma no, veramente, questo è il mio fidanzato. Il tuo fidanzato? Cioè io non vengo a sapere adesso perché vi ho visti. Non hai avuto il coraggio di dirlo a tua mamma? Vergognati. Ma guardate un po', se non mi permane è proprio la tua mamma. Dimmi, mamma, dove sei andata? Mamma, dove sei andata? Siamo collegati. Qua. Piacere, Andrea? Piacere un corno, mi scusi, eh? Chiara? Tu sei piccola. Quando fai un'età ti puoi fidanzare. Sei troppo piccola. Mamma. Devi ancora giocare con le bambole, capito? Tutte le mie amiche sono... Lascia perdere le tue amiche. Ah, sono andata per le conti, no? Vai, vai. Non so cosa dire. Non devi imitare le tue amiche, Chiara. Loro sono loro e tu sei tu. Tu sei mia figlia e mi devi dare rispetto. Sono tua madre. Mi dispiace, ora vai in camera subito. Capito? Saluta l'amichetto tuo e vai in camera. No, no, tu non vai in camera. Noi ci salutiamo e tu non ci fai nemmeno salutare. Non capito? Tu non mi vuoi salutare, no? Ma che fai? C'hai ancora il coraggio? Ma c'è camera, vai. Se ne deve andare? Ma più qua. Capito? Vieni subito. Sì.